Per caso è tornata la regina di Fall Guys su Fall Guys? Ebbene sì, ragazzi. E bella a tutti, ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Dopo quasi un anno, ragazzi, finalmente sul mio canale ritorna ufficialmente Fall Guys. Ebbene sì, ragazzi, come sapete, più o meno ogni volta, ogni durante, diciamo, l'anno, nel periodo estivo, mi viene sempre voglia di Fall Guys. Ve l'ho portato comunque qui sul mio canale per tantissimo, tantissimo tempo, e oggi c'è finalmente il ritorno. Peraltro mi è anche giunta voce che praticamente dovrebbero dal 21 giugno all'incirca mettere il gioco anche free to play, quindi questa cosa veramente, secondo me, sarà un qualcosa che farà rinascere di tantissimo il gioco. E ne vado sinceramente molto 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 contenta di questa cosa, perché comunque Fall Guys è un bel gioco da alternare, soprattutto tipo a Fortnite o altri giochi in generale, perché è un gioco molto divertente da fare sia in solo che soprattutto ovviamente in compagnia con gli amici. Quindi ragazzi, da oggi si ritorna con Fall Guys, quindi solamente per questo grande ritorno mi raccomando, spolliciate da più non posso questo video, commentate se volete un altro episodio di Fall Guys, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale e soprattutto vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 17 sul mio canale Viola, link del mio canale Viola e del mio Instagram qui sotto in descrizione. Ma ora ragazzi, allora, Per prima cosa dobbiamo andare a fare una cosa molto importante, che per chi si ricorda, quando giocavo a Fall Guys tutti i giorni, ragazzi, facevo veramente 20 win al giorno, me lo ricordo ancora. Andiamo ovviamente a mettere la skin che ci porterà più fortuna in assoluto. Stiamo parlando, signori, dell'uccello bianco. Suonerà un po' male questa affermazione? Sì. È quello che volevo far intendere? Può darsi. Me ne vento? La risposta è no. Quindi ora siamo pronti con il nostro uccellaccio, mettiamo ready e andiamo, ragazzi, subito a giocare. E siamo, ragazzi, nella prima mappa of the day, che peraltro oggi non ho ancora giocato a Fall Guys, quindi devo un attimino, diciamo, scaldarmi. Ma ragazzi, io ho bisogno di scaldarmi? La risposta, ragazzi, è molto semplice ed è ovviamente no. Diciamo che tornare su Fall Guys ogni volta è sempre un piacere, perché è un gioco veramente divertente, diverso dagli altri. Sì, ultimamente ho visto che è uscito tipo... Vabbè, vaff... Allora, ho visto ultimamente che è uscito tipo un giochino che si chiama tipo Stumble Guys, che non lo so, sembra un po' una brutta copia di Fall Guys, perlomeno non l'ho mai provato, quindi ovviamente non posso giudicare, però diciamo che a vedere dalla grafica non sembra un granché, anche se il suo punto forte penso che sia il fatto che sia da mobile e credo anche free to play, anche se, come ho detto nell'intro, comunque il gioco deve diventare free dal 21 giugno. E secondo me questa cosa è tanta roba, perché comunque può permettere a Fall Guys di rinascere e tornare al suo splendore più totale, secondo me, perché comunque ha un costo abbastanza elevato. Comunque, primo livello, ragazzi, passato con estrema facilità. Comunque sì, ragazzi, tanta roba Fall Guys. Veramente, se dovesse tornare veramente ai tempi, come i tempi d'oro, cioè ne sono solamente che contenta, ragazzi, anche perché l'ho sempre portato, soprattutto in live. Io live sul mio canale Viola lo portavo letteralmente tutti i giorni. In realtà anche in questi giorni lo sto portando, quindi nel caso non lo sapevate, sappiate che comunque il live porta anche Fall. Questo livello è bellissimo, quindi non possiamo failare. Questo era quello di prendere tipo le bollicine di sapone, ok? Ho una posizione un po' brutta e un po' sfortunata, devo essere sincera. Quindi in realtà è uno start un po' de merda, raga. Perché purtroppo sono spawnato in una zona dove non c'era neanche una pallina. Abbiamo 4 palline. Allora, sono spawnate là di fronte, ragazzi. Questa parte qua molti non la sanno mai fare, ma io mi diverto troppo a fare questa qua. Quindi let's go, baby. Ok, 2 palline prese. Nel chilling. Guarda l'uccello come spinge, ragazzi. Cioè, ragazzi, dove l'ho trovato un uccello così bello come il mio? Cioè, mi dissocio, suona male questa affermazione, però capite, mi sto parlando mentre dell'uccello in game, eh. Non, tranquilli, non mi chiamo Kinder Sorpresa, eh. Last one. No, me l'ha rubato, bastardo. E questo, ragazzi, dovrebbe essere il nostro. No! Ma che buco di culo! Tutto a po'. Ah, e che c***o, cioè, sparivano tutte le palle da davanti. Cioè, c***o, Dio, oh, mamma mia, non riuscivo. Una me ne mancava. Qua sono bestemmie. Prevedo delle parole forti da parte mia, ragazzi. Questo penso che sia il livello più ansiogeno del mondo. Cioè, vi giuro, fa venire una... Non c'è neanche il rullo centrale, quindi potrebbe essere veramente una porcata incredibile. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto, sono Gesù, Santa Maria. No, mi toccare, sono minorenne, ho 12 anni, 12, 11 anni, 9 anni, 9, 8 anni, 7 anni. Porco... Scusate, ragazzi. Piccola inter... Con interferenza. Perché i corni del rinoceronte mi si devono infilare sempre nel c***o? Ok, ragazzi, siamo pronti. Questa, parola mia, parola d'onore, ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa. A few moments later. Rip, raga. E vabbè, raga, però, vedete, cioè, il problema del labirinto è che è troppa RNG, non ci puoi fare nulla. Qua perché ho provato a fare le altre strade? Perché tanto se andavo avanti, comunque ero indietro. Erano troppo avanti. Che a volte capita che magari le strade che fanno, in realtà ce ne sono alcune dietro che sono quelle giuste. E quindi andare troppo avanti non ha senso. Ma le voglio dire sbombes.
Se mi tocchi, ti piace il piffero. Ah! Two heads. Two heads. Dai, che palle sto livello. Non mi toccare. Non mi toccare. Non mi toccare. No, ragazzi, cioè, questo livello mi fa salire un'ansia di quelli. Oh, l'uccello mi ha toccato. No! No, minchia, ci qualifichiamo in 13? Vabbè. Il mio uccello che casca come una pera cotta. No, 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 no. Non cascare, uccello, no. Attenzione. Va bene. Ma perché il mio uccello casca sempre? Raga, mi sembra una pasticca di Viagra. Non è che me la passate sotto banco, per favore. Qualcuno magari che ne utilizza. Ve la pago, eh. Cioè, quanto costa? 5 euro, vi va bene una pasticca. 5 euro una pasticca, vi va bene. Forse è anche un po' overpriced in realtà, però sono una ragazza comunque di buon cuore e gentile, quindi offro anche abbastanza. Too easy for us. Siamo a 7000, Ve lo comunico. Tiptoe. Easy win. No, no, ci sono i rulli del Cristo. Va bene. Palpami il culo e dimmi che sono la tua s***a, cioè. No, 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 no. I am giovane. I am giovanina. I cannot die because if I die, I'm sad. No, raga, qua non ci vuole. E qua, è qua. No! Dovete succhiare la banana. La banana. No, buonona, si qualifica prima. Siamo 8. Se un hexagon lo vinco, se un full mountain lo vinco, se un salta sull'asta potrei perderla, se un labirinto potrei vincerla, se la coda non può essere quindi a posto. Quindi la cosa è vinta, ragazzi. Hexagon. Mi hai rotto là su sto grandissimo cazzo, dai. Io qua ero una bestia di Satana. Di conseguenza, in onore di Valentina Nappi. No, sto livello lo odio, ragazzi. Cioè, in realtà l'ho sempre vinto sto livello, però è proprio palloso. Fammi l'ansia. Voglio toccare. No, no, no! GeoGamer Pro. Dai, fra. C'è un problema di erezione ancora chiaro. Che salto ha fatto? Dai, sveglia, tizio. Non mi toccare, non mi toccare. Stavo scherzando. Stavo scherzando. I was joking with you, ok? GeoGamer, hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo! Vuole griffare, sto figlio di c***o. Devo pensare alla mappa e al griffer. Devo pensare, cioè, vedi tu. Nel chilling. Dov'è GeoGamer? Sei morto? No, poverino. Mi prude l'occhio, ragazzi. Rischio di perdere perché mi prude l'occhio. Sono bravi, eh. Siamo alla finale finalissima qua. Sono bravi questi. Ne sanno, ragazzi. Ne sanno. Sono bravi. Se perdo contro questi mi va bene, perché sono veramente forti. Godo! Devi prendere. Per la potenza dell'uccello. Becca di sta ciolla. Cioè, guarda il cavallo quanto è pazzo. Ma di che siamo. Ragazzi, protocollo attivato, eh. Qua non si scherza più, eh. Vai a fare in c***o. Ok, ora siamo la piana di sinistra. L'altra di sinistra. Mi chiama il mio cavallo, è troppo sexy. Ok, calma. With calm and peace. Noi riusciamo a fare tutti i livelli, ragazzi. Martina, corre! Non si ferma! Col cavallino di Mia Califa! Devi mangiare il piffero, ok? Chi è che ha la coda? Dimmi che non ce l'ho io, ti prego. Non la voglio la coda subito. Ok, godo. Che è il figlio di p***a? Cod Magic XD. Cosa gioca Fortnite? Vieni qua, b***o. Dove è dar cazzo? Ma dov'è la coda? Dov'è la coda? Ma non ce l'ha nessuno! 1, 2, 3, 4. Ne manca uno. Non mi dire che sta fleccando. Ma stai scherzando? Ma dov'è? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Cioè, raga, io sono sconvolta. Ma questa cosa non è mai successa. Cioè, ho giocato a Fall Guys dal day one, da quando è uscito. Non è mai successa una roba del genere. Cioè, eravamo qualificati in 6, cosa che peraltro la coda non si è mai vista. E cosa succede? Il tipo con la coda ha leftato prima ancora del game. Il gioco non ha a quanto pare concepito questa cosa e doveva dare teoricamente la coda a una persona randomica. Cioè, in questo modo noi siamo arrivati in finale e tutti e 5 non abbiamo avuto possibilità di vincere. Ora la domanda è, chissà se quello che ha leftato ha vinto il game. Ma non credo, perché lui ha leftato prima che entrasse nel game. No, raga, questa cosa non mi era mai successa, cioè ho messo il cavallo, ho levato l'uccello e mi ha dato così di sfiga, ma stai scherzando? No, beh, raga, sta roba non è mai... Questo penso sia forse uno dei bug più assurdi che mi sia mai successo su Fall Guys e che abbia mai visto su Fall Guys. Cioè, arrivare in una finale che non puoi effettivamente giocare, la perdi per forza. Cioè, raga, no, sta cosa è veramente sconvolgente. Non ho parole, cioè, non mi era mai successa, non... Commentate anche voi qui sotto nei commenti se questa cosa vi è mai successa, perché io non l'ho mai vista e non mi è mai successo neanche a me in prima persona. Non lo so, raga. Boh, sconvolta. In ogni caso, ragazzi, noi una bella vittoria ce la siamo portata a casa, quindi mi va anche abbastanza bene come cosa. Ma soprattutto, questo bug non mi era mai successo, quindi in realtà avremmo potuto probabilmente vincere anche questa partita, ma non l'abbiamo vinta per colpa di un bug. Quindi una roba veramente assurda. In ogni caso, ragazzi, se siete felici di questo ritorno di Fall Guys sul canale, mi raccomando, fatemelo sapere con tanti pollicioni in su. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. E noi, ragazzi, ovviamente ci becchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Cronatomist è tutto. Bella a tutti, ragazzi.